Buonasera telespettatori, a poco meno di un mese dalla riapertura delle scuole è caos nell'organizzazione del trasporto pubblico per gli studenti delle superiori. Allora sentite il racconto alla nostra redazione di Alice che ogni giorno da San Zenone degli Ezzelini raggiunge in pullman Bassano. Ogni giorno prendo il bus che fa dalla tratta San Zenone a stazione di Bassano e poi centro studi. Ogni giorno ci sono diversi problemi. Con i bus, perché appunto con il coronavirus si ha alcune difficoltà con i bus, quindi sono sempre pieni oppure non ti fanno salire come è successo oggi. Ha contattato la redazione di Rete Veneta Alice, 17 anni, studentessa del quarto anno dell'Istituto Inaudi di Bassano. Da quando è rientrata a scuola, arrivarci per lei è un'incognita. Difficoltà di salire nei pullman, attese, viaggi in piedi, ritardo nell'ingresso a scuola o nel ritorno a casa. Il ritorno è la cosa un po' più... Diciamo problematica perché come è successo oggi ehm, ci fanno salire anche se ci sono posti liberi e altre pianiche sono rimaste giù oggi perché comunque sul buscopresorio non ci stava proprio più nessuno e si sono costretta a aspettare mezz'ora se voglio prendere il bus dopo. Il viaggio da casa dura dai 15 minuti se Alice riesce a salire sul pullman diretto alla mezz'ora. Un'incognita per lei e per la stragrande maggioranza dei ragazzi che ogni giorno raggiungono le scuole di Bassano. Prima di chiamare la nostra redazione, Alice ha provato a contattare la società di trasporti, tre telefonate a debito del costo sul credito dello smartphone, nessuna risposta. L'abbonamento i genitori lo pagano, senza pullman per lei niente scuola. I miei genitori lavorano e è successo anche l'anno scorso che non è passato oppure non si sono fermati e sono costretta a andare a casa. E non frequentare quel giorno? Esatto. Ed ora una testimonianza che racconta le difficoltà che stanno vivendo famiglie e studenti. Domani in comune a Bassano su questo tema si riunisce un tavolo. Otto istituti superiori tra la città di Bassano e nove migliaia di studenti che ogni giorno raggiungono la città. Sono consapevoli delle difficoltà le famiglie riunite nell'Unione Comitato Genitori delle Scuole Bassanesi che mercoledì mattina si siederanno al tavolo convocato in comune. Per la città la competenza è dell'amministrazione, sul trasporto extraurbano, il dialogo è sovra-provinciale. Situazioni legate alle corse esterne della città di Bassano, che sono il cosiddetto trasporto provinciale, che dipende da società che possono essere vicentine, padovane o trevisane. Come centro eh, scolastico di una zona ampia, siamo sicuramente interessati a far sì che il trasporto sia il migliore possibile per tutti gli studenti. Il dato di partenza sono i numeri degli studenti che ogni giorno si recano a Bassano, aumentati in quest'anno scolastico appena partito. La segnalazione arrivata alla nostra redazione è stata chiara. Spesso il pullman è già pieno, molti viaggiano in piedi, a volte i ragazzi non salgono e sono costretti a chiamare i genitori. Per quanto riguarda il fatto di ragazzi che possano non salire, è quello che verificheremo domani se siamo già in condizioni di, eh, di stato finale, cioè autobus, eh, che stanno facendo, dite di autobus che stanno facendo il loro lavoro, eh, scuole che hanno l'orario definitivo perché anche questo comporta degli scompensi sui carichi degli autobus e dopodiché trovare, cercheremo di trovare delle soluzioni affinché eh, ci, si possa comunque andare a scuola in serenità e in tranquillità, e sfruttando il trasporto pubblico che sicuramente fa del bene al nostro ambiente. Mercoledì mattina primo confronto genitori comune a Bassano, giovedì previsto un incontro in provincia. Vediamo ora insieme la tabella dell'aggiornamento dei dati Covid-19 dell'azienda Zero della Regione Veneto. Vediamo che abbiamo eh, nel pomeriggio di oggi un totale di 135 casi. Diciamo che una trentina di questi casi sono importati oggi da un laboratorio privato, test però effettuati dal 29 settembre in poi. Attualmente quindi vediamo che abbiamo eh, 4582, quindi un totale di casi positivi. Per quanto riguarda invece. I ricoverati eh, ospedalieri, scendiamo con la tabella, vediamo che abbiamo nuovi, eh, 9 nuovi pazienti in più in area non critica, quindi saliamo a 217 positivi che se eh, sommiamo anche i 69 negativizzati abbiamo un totale di ricoverati in area non critica di 286 pazienti. Mentre per quanto riguarda la terapia intensiva rimaniamo sempre stabili a 15 uh, pazienti uh, ricoverati in terapia intensiva, 10 sono negativizzati e per un totale di 25 uh, ricoverati in terapia intensiva. Vediamo invece i decessi che sono ancora eh, due, quindi in più rispetto a questa mattina. Il 7 pedemontane invece, oggi abbiamo dei buoni dati come vediamo dalla tabella, eh, sono poco più di mille, i tamponi effettuati sono solo 6, i nuovi positivi ed un centinaio di persone che sono uscite dalla sorveglianza attiva o passiva. Rimane quindi stabile il numero dei ricoverati, eh, 12 eh, di cui 2 in terapia intensiva. Anche il numero dei decessi è fermo a 124 dal 21 settembre. I tamponi rapidi sono già entrati nelle scuole che stanno raccogliendo il consenso preventivo per poterli eseguire dalle famiglie. Un atto di responsabilità, così spiega il commissario dell'Ulsa Pedemontana Bortolo Simoni, che annuncia l'arrivo a breve su input del governatore Zaia di screening a campione nelle classi. Sono stati usati al Fermi nella giornata di lunedì, erano già stati usati anche al Liceo Brocchi. Tamponi rapidi, un'arma efficace per circoscrivere la diffusione del virus. Il tampone rapido, cosiddetto tampone antigenico, perché eh, dimostra la presenza di un antigene di superficie del virus, ha la caratteristica di... Essere refertato in 15-20 minuti, quindi di dare una risposta immediata. La reazione avviene subito su una specie di saponetta che mostra con una riga la positività oppure, se non succede nulla, la negatività del campione mentre invece il tampone tradizionale andava in laboratorio. Tempi di risposta quasi immediati, rientro in classe se si è negativi. Fondamentale la firma da parte delle famiglie del consenso preventivo chiesto dalla Regione che in questi giorni le scuole stanno raccogliendo. Ecco l'invito del commissario dell'US Pedemontana. È secondo me un atto di responsabilità che chiediamo ai genitori per poter intervenire tempestivamente, perché in caso di focolaio o di presenza di un positivo, la tempestività è il fattore chiave, cioè intervenire presto per spezzare la catena di trasmissione del virus. Un esame che ha un'attendibilità del 99,9%, che evita l'intasamento di distretti, ospedali e laboratori, di cui viene esteso l'uso. Scuole di cui stiamo parlando in primis, ma anche per la sorveglianza dei lavoratori degli ospedali, della sanità e anche per la sorveglianza degli ospiti e operatori delle case di riposo, ovviamente nei pronti soccorsi e ovviamente anche negli interventi al domicilio. Il tampone rapido a breve potrebbe essere usato come vero e proprio strumento di screening. La facilità dello strumento si presta molto, il Presidente ha annunciato, ancora non è scritto nelle direttive, però penso che sarà imminente. La possibilità che oltre a intervenire a domanda, intervenire anche in via preventiva prendendo delle classi campione e eh, fare delle attività di vero e proprio screening. Torniamo a parlare invece dei vaccini anti-influenzali e delle farmacie perché interviene la Federazione degli ordini delle professioni infermieristiche a proporre che gli infermieri entrino in farmacia per vaccinare l'utente. Gli infermieri potrebbero presto farsi trovare all'interno della farmacia per semplificare la vaccinazione eseguendola direttamente nello stesso luogo dove il cittadino può trovare i vaccini, come a dire entro, pago il vaccino, trovo già chi me lo può iniettare, tutto in uno. Questa è la proposta della Federazione nazionale che racchiude le professioni infermieristiche e pare che anche i farmacisti siano d'accordo. È una proposta da valutare e positiva, nel senso che noi abbiamo sempre detto che le collaborazioni con gli altri operatori sanitari sono molto importanti, soprattutto in questo momento, in questa fase delicata, dove bisogna comunque cercare di andare incontro alla cittadinanza. Tuttavia anche i farmacisti sono stati formati al fine di poter somministrare il vaccino. Sì, noi abbiamo detto qualora si possa il ministro firmarsi il decreto, noi come farmacisti ci siamo presi avanti e abbiamo fatto un corso che è il farmacista vaccinato. Quello che tra l'altro in altri paesi europei è già normato e eravamo pronti, appunto, per dire: guardate che se avete bisogno la farmacia c'è, il farmacista è a servizio. Due figure quindi che andrebbero forse in qualche modo a sovrapporsi. Non c'è nessuna invasione di in campo e i farmacisti, tantomeno, vogliono fare questa invasione: nel senso che è già eh, previsto, comunque, appunto, come ho ricordato, negli altri paesi. E quindi la farmacia dei servizi può rientrare anche questa idea, cioè il farmacista vaccinato. Per rendere facile la vita appunto ai cittadini, di dispiegamento di forze oggi al Parco Ragazzi del 99 per i carabinieri del comando della polizia, eh, del comando di compagnia di Bassano, coadiuvati dal nucleo elicotteri di Belluno e il nucleo Cinofili di Torreglia. Azione questa che ha portato ad un arresto per spaccio di droga. Vediamo. Abbiamo attuato oggi un eh, controllo straordinario del territorio, ci siamo avvalsi della collaborazione del nostro nucleo elicotteri che sono stati molto preziosi in questo frangente, abbiamo utilizzato anche unità cinofile con eh, due, due cani addestrati nella ricerca per la sostanza stupefacente e anche altri uomini del, della compagnia, il comandante della sezione operativa e anche altri carabinieri di quartiere come vede, eccetera, il radiomobile. È stata una bella, una bella iniziativa, abbiamo ottenuto anche un, un ottimo risultato perché abbiamo arrestato una persona appunto per il possesso di sostanza stupefacente, in questo caso aveva delle piante di marijuana e comunque ecco. Eh, abbiamo effettuato anche dei numerosi controlli su strada e è andato molto molto bene. Quindi insomma una giornata all'insegna della sicurezza. Sappiamo che Bassano del Grappa è una città abbastanza sicura, però insomma le cronache degli ultimi tempi invece dimostrano come a volte ci siano degli efferati eh, crimini che veramente un po' fanno pensare a una città che, se nella microcriminalità potrebbe essere eh, abbastanza circoscritta, però a volte appunto ci sono questi episodi che ci fanno ricredere, comandante, è vero? Sì, possono farci ricredere. Noi attuiamo appunto questi controlli, queste azioni di contrasto, dove dimostriamo alla fine con i risultati che le forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri, sono presenti sul territorio e sono sicuramente incisivi. E torniamo a parlare dell'indagine sulla ragazza che avrebbe progettato di uccidere i genitori. I carabinieri hanno ricevuto dalla Procura per i minori di Venezia la delega per l'acquisizione tecnica dei contenuti della chat del telefonino della 15enne coinvolta. Non avrebbe invece riscontro il coinvolgimento nel piano del fidanzatino coetaneo della ragazza. Quindi questa è una vicenda che ha colpito molto i cittadini. Allora sentiamo le loro voci. Sono rimasta un po' scioccata, non so cosa pensare perché potrebbe capitare a chiunque, quindi non saprei proprio cosa pensare, sono rimasta comunque scioccata. Bene o male, figli, nipoti, ne abbiamo tutti e quindi cioè non... non ne farei una colpa ai genitori sicuramente. Stiamo vivendo in un mondo che non è più reale, non c'è più il discorso della famiglia, eh, ognuno va allo sbando. I ragazzi, le compagnie sono compagnie eh, quelle che si trovano, i genitori sicuramente gli danno dei buoni insegnamenti perché non penso però non so cosa che sta succedendo. Il no, bello deve ancora venire. C'è una mancanza di valori totale, ma è un problema che abbiamo. Si vede ogni giorno qua. Ragazzi che non rispettano le regole, ragazzi che mancano il rispetto alle persone adulte, mancanza di famiglia, ma mai è un continuo. Ma lo vediamo anche nelle attività che non si, possono, si può vendere ai minorenni, i minorenni comunque se li inventano per comprare, ma mai colpa loro, sempre colpa di chi, chi ci lavora. In questi tempi i ragazzi non saprei dirle, proprio mi dispiace che la gioventù sia rimasta così. È difficile educare i figli oggi, e io ho due nipotini piccoli e mi chiedo sempre, Incontro a quale pericolo andranno. Io non, non, non capisco, io ho 64 anni ma l'infanzia che ho vissuto io era diversa, eravamo tutti, giocavamo per strada. Eh, non so, i ragazzi di oggi. E torniamo alla notizia di un arresto: perché, grazie ad un servizio mandato in onda da noi di Rete Veneta, la proprietaria di una bici rubata la riconosce e ne rientra in possesso. È stato grazie al servizio di rete Veneta, quello mandato in onda venerdì scorso, che la proprietaria della bicicletta usata per compiere gli scippi ha potuto riconoscere il suo velocipede, o meglio la bici di proprietà del figlio undicenne rubata a Pozzo Leone ancora il 3 settembre scorso. Il 4 sono iniziate il giorno dopo, non a caso, le malefatte del Moldavo che scippava la gente in sella alla bici rubata. La quarantenne di origine romena ha riconosciuto la bicicletta dalle immagini mandate dalla nostra emittente durante il telegiornale. Non solo per il colore particolare ma anche per gli adesivi che, seppur staccati, hanno lasciato traccia. Il Moldavo è stato quindi accusato anche di ricettazione. E da oggi il punto prelievi di Cassola è stato temporaneamente trasferito a San Zeno. L'attività del centro prelievi di Cassola Capoluogo è stato temporaneamente trasferito nella sede di San Zeno, dietro l'ufficio postale, dove il servizio sarà svolto non più solo il venerdì, ma anche ogni martedì mattina, con lo stesso orario come avveniva a Cassola, invariato invece l'orario dello sportello di San Giuseppe, attivo il lunedì e il giovedì, sempre dalle 7 alle 8.30. Ed è iniziata nel pomeriggio di oggi la transumanza di 200 bovini dalla contrada Galgi di Conco fino a Gazzo Padovano dove l'arrivo è previsto alle 9 di domani mattina. La mandria di proprietà della famiglia San Bugaro viene spostata in notturna per rispettare al meglio le ordinanze legate all'emergenza sanitaria. La transumanza, come vediamo, dal 2019 è un eh, patrimonio immateriale dell'UNESCO e prevede le soste a Santa Caterina, Caribollo, Marostica, Bressanvido e San Pietro in Gu. Le vacche frisone sono rimaste per quattro mesi in montagna e fino al prossimo maggio trascorreranno le loro giornate nell'azienda agricola di Pianura, quindi producendo latte di elevata qualità. Appuntamento ora con Carmela Palumbo, direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale. Questa sera e sentiamo qual è il suo appello al mondo della scuola per l'anno scolastico da poco iniziato. È un anno che richiede tanta, tanto senso di responsabilità da parte di tutti, da parte degli operatori, da parte delle famiglie, da parte degli studenti, anche di quelli più piccolini. E senso di responsabilità e anche senso di comunità, vero? ecco la scuola sappiamo è una comunità qui viene proprio in ballo il concetto principe di comunità bisognerà fare qualche sacrificio oppure fare le stesse cose ma con più cautele e proprio perché vogliamo continuare a mantenere questa comunità e perché il diritto allo studio è un bene che va preservato per tutti il eh, percorso di istruzione è fondamentale per, per i ragazzi per potersi attrezzare per il futuro per poter entrare nel mondo del lavoro, per fare le loro scelte pienamente da cittadini. Apriamo ora una parentesi sul calcio dilettantistico, perché domani si gioca il turno infrasettimanale di Serie D, quindi occhi puntati sul derby Cartigliano-Luparense. Ed eccoci al primo turno infrasettimanale della stagione per la Serie D, che scende in campo mercoledì alle 15 con un fitto programma di partite che potranno già dire qualcosa di importante in chiave campionato. Al fair play di Cartigliano i padroni di casa affronteranno la Luparense, un derby dall'alto tasso emotivo, Grifoni contro Lupi, una sfida che l'anno scorso vide oltre 1500 persone riempire lo stadio. Stavolta ingressi contingentati e biglietteria aperta già due ore prima del match. Partita di cartello anche Arzignano Belluno, Campo d'Arsego Montebelluna e Delta Porto Tolle Clodiense. Singolare disavventura per Tex, te, ospite del canile di Piazzola sul Brenta, preoccupata è la famiglia che l'aveva già adottato. Tex, un cane meticcio, era stato sequestrato dai carabinieri forestali di Cittadella, ora sarà messo addirittura all'asta. Viveva in un comune dell'Alta Padovana dove il suo padrone lo picchiava e lo maltrattava da tempo e così l'8 agosto 2019 ha trovato ospitalità nel canile di Piazzola sul Brenta. A gennaio una famiglia di Torino si è interessata a lui, finalmente l'8 agosto, esattamente un anno dopo, è andato a vivere in centro a Torino con Barbara che ha parenti a Rossano Veneto. Tex ha una certa età, cammina a fatica. Ma Barbara l'ha adottato non per compassione ma perché gli ha voluto subito bene. Ora il tribunale, come conferma Giovanni Tonellotto, responsabile del canile San Francesco, ne ha ordinato la confisca. Cioè è stato tolto definitivamente al proprietario, ma per la legge deve essere messo all'asta. E così Tex dovrà affrontare un altro momento difficile, così come la famiglia di Torino, sulla quale pende questa spada di Damocle con il timore di perderlo. Il canile di Piazzola, il 4 ottobre, ha festeggiato con la tradizionale Santa Messa e la benedizione degli animali. I 17 anni di vita, durante i quali ha accolto quasi 6.000 cani, il 90% dei quali viene adottato entro un anno. Questa sera alle 20 con solito appuntamento con Sport in casa condotto da Alex Giuliano. Questa sera la puntata è dedicata alla serie D con Andrea Magnero, ex direttore sportivo del campo d'Arsego. 21.15 invece Focus, la diretta eh, con il nostro direttore saranno ospiti Sonia Brescaccina, Giuliano De Grossoli, eh, Stefano Marcona, Alessandro Mocellin, Alberto Panfiglio ed Enrico Scacco. Diamo ora uno sguardo alle previsioni del tempo di domani. Non ci sono altre notizie per questa nostra edizione, quindi vi auguro una buona serata e grazie di essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. È la tua vita. Ascoltala. Bentrovati al Meteo. Situazione in prevalenza buona, anche se una perturbazione in transito al centro-sud causerà qualche nota instabile anche al nord-est. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di mercoledì 7 ottobre vedrà un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Al pomeriggio saranno possibili delle piogge sui rilievi localmente fin sulle pianure, ma entro sera la situazione tenderà a ristabilirsi. Temperature ancora più o meno stazionarie, minime tra 8 e 13 gradi, valori massimi invece tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Vediamo ora la previsione per Bassano del Grappa, anche qui il tempo sarà ancora asciutto e stabile, in mattinata avremo locali nubi basse e foschie ma in rapido dissolvimento. Col passare delle ore sarà maggiormente soleggiato dappertutto e anche il clima risulterà gradevole. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Rete Veneta. Scegli di sentire bene, scegli punto acustico a Bassano. Da oltre vent'anni ci prendiamo cura del tuo udito.